Benvenuti a Si Viaggiare. Questa settimana vi portiamo nel centro della Campania, nel Sannio. Il nostro viaggio con Fabrizio Frullani comincia nel parco archeologico di Mirabella Eclano, nell'antica città di Eclanum del III secolo a.C., splendida sotto Adriano, e poi a Rocca San Felice, dove gli stessi abitanti ci hanno invitato. Quattro volte più grande di Ercolano, con la maggioranza dei suoi 18 ettari in massima parte ancora sottoterra per mancanza di fondi, di quello che i romani consideravano un nodo strategico per il traffico e il controllo di tutte le terre circostanti. Benvenuti nel Sannio, benvenuti al Parco Archeologico di Mirabella Eclano, una delle tante straordinarie meraviglie che l'Irpinia continua ad offrirci nella sua riscoperta continua, un autentico tesoro che da solo merita il viaggio nel cuore della Campania. Fondata nel III secolo a.C., l'antica Eclanum fu conquistata da Silla e raggiunse il suo massimo splendore sotto l'imperatore Adriano. Notevoli i resti della città romana, le terme pubbliche situate su una piccola altura, la piazza del mercato, le case, le botteghe, visibili anche i resti delle mura, alte circa 10 metri, e la basilica paleocristiana con il suo esterno, un fonte battesimale con pianta a croce greca e scalini per il rito dell'immersione. I primi scavi di questo tesoro iniziarono nel 1900, gli ultimi negli anni 80. Vennero riportate alla luce anche le abitazioni in cui vivevano gli Irpini, ma non fermatevi qui. Vicino a Mirabella Eclano, continuate il vostro viaggio visitando Rocca San Felice, un piccolo borgo medievale di appena 870 abitanti, completamente ricostruito dopo il terremoto dell'80. Le attrazioni: il castello, particolarissimo, edificato con la torre a base cilindrica, costruito intorno al 1200 per controllare i traffici tra Salerno e Benevento, la fontana del XVIII secolo e la Mefite, un piccolo lago di origine sulfurea. Gli Irpini chiedevano alla dea Mefite, venerata dalla maggior parte delle popolazioni dell'Italia meridionale, ricchezza e protezione. Questo è uno dei luoghi più caratteristici di Rocca San Felice, la Mefite. Lago sulfureo a continua emissione di anidride solforosa, citata da Virgilio nel settimo canto dell'Eneide, parlava di questo imbocco, una delle porte degli inferi, dove fluiva la Caronte, uno dei quattro fiumi dell'Ade, dove Caronte traghettava le anime dei peccaminosi, dei dannati. Ne parlavano ulteriori autori come Cicerone, Seneca, e ne parlavano come un posto asfittico, pericoloso, proprio per la continua emissione appunto di questi gas. Continuate a seguirci e a scriverci come hanno fatto i nostri amici di Rocca San Felice. Irpinia, come tante altre parti d'Italia, sono tutti tesori da scoprire passo dopo passo.